Cari amici animali umani di Striscia, oggi vi parlerò ancora una volta di traffico illegale di cuccioli dall'est Europa. E in particolare ci occuperemo di Chihuahua. Seguitemi. Sono andata su internet cercando qualche annuncio di qualcuno che vendesse un Chihuahua a prezzi modici. Ho trovato questo annuncio, sono andata a prendere il cane. Quando l'ho visto mi sono innamorata immediatamente perché era di una simpatia e di una bellezza unica. E visivamente era in ottime condizioni il cane? Il cane era in ottime condizioni, anche gli altri cuccioli, perché ne aveva molti altri, sembravano in buone condizioni. Io sono tornata a casa, mi sono recata dal mio veterinario per controllare che il cane stesse effettivamente bene. E lì il veterinario mi ha detto che probabilmente il passaporto non era vero, perché il cane era troppo piccolo per possedere un passaporto. E per poter essere esportato, importato in Italia. Esatto. Nella nottata il cane si è sentito male e da lì è cominciata una peripezia di quasi un mese in cui il cane era più morto che vivo, le feci erano in realtà sangue. Non mangiava praticamente niente, lo dovevamo imboccare quasi ogni ora, dargli un bocconcino, perché se mangiava di più vomitava. Non riuscivamo a capire cosa avesse, perché essendo troppo piccolo era impossibile fare delle analisi a parte l'esame delle feci. Questa è una storia che ha lieto fine, perché questo cagnolino si è salvato. Molti dei suoi fratellini o dei suoi amici però non ce l'hanno fatta. Questi Chihuahua sono stati importati illegalmente dalla Slovacchia. Pensate, non solo erano troppo piccoli, non avevano neanche le vaccinazioni necessarie. Inoltre hanno dovuto affrontare un viaggio di oltre 1300 km nel bagagliaio di quest'auto. Potete immaginare come sotto il sole si trasforma in un vero e proprio forno. Risultato? Due cagnolini sono morti appena arrivati in Italia. Per fortuna l'intervento dei NAS e carabinieri di Firenze ha permesso di salvare gli altri. Tutti gli animali sono stati immediatamente sequestrati e portati d'urgenza da un veterinario. I cuccioli al momento del ritrovamento erano affetti da stress da viaggio, avevano una discreta gastroenterite. All'arrivo l'età era compresa fra un mese e mezzo e due mesi e mezzo al massimo. Quindi un'età illegale. Età minima 3 mesi e 21 giorni. Inoltre devono avere delle vaccinazioni. Devono avere la vaccinazione antirabica obbligatoria e anche i vaccini che vengono fatti a 2 e a 3 mesi, l'eptavalente che copre per tutte le patologie del cane. Devono avere il chip e il passaporto. Tutti i cuccioli sopravvissuti hanno trovato una sistemazione felice e adesso li ricontrolliamo per i controlli di routine. Stanno bene. E stanno bene. I due personaggi che hanno effettuato l'importazione illegale dei Chihuahua dovranno rispondere del reato di maltrattamento di animali. Quindi mi raccomando, se avete intenzione di comprare un cagnolino, fatelo nel modo migliore. Consultate il vostro veterinario per avere qualsiasi tipo di consiglio. Anche perché in questo modo sarete sicuri di non contribuire ad un traffico illegale. Per il momento da Edoardo Stoppa è tutto, linea allo studio.